Il giorno che la tradizione riserva al culto dei morti diventa un omaggio collettivo silenzioso alle vittime del virus. La corrispondente Giovanna Botteri. Il Qingming, la festa dei morti, inizia per Wuhan nelle prime ore della notte. Quest'anno non si potrà andare nei cimiteri per rendere omaggio ai defunti, non si potrà piangerli con le cerimonie tradizionali, fuochi d'artificio. E allora si bruciano piccoli quadrati di carta di riso, protetti dalle barricate che circondano le case. Perché qui nessuno può dimenticare. E per un'infermiera, dice Xia, che ha combattuto in prima linea. Per lei preghiamo due volte. Aveva solo 29 anni. Alle prime luci dell'alba, Yi Hong porta i fiori gialli per il suo collega e amico Li Wenliang, il medico eroe che denunciò per primo il pericolo del nuovo coronavirus, minacciato e umiliato. La sua morte l'ha fatto diventare un martire. La Cina oggi onora le sue 3.300 vittime della pandemia, facendo suonare clacson e sirene, un rumore forte che arrivi fino ai malati ancora ricoverati negli ospedali, che scuota le bandiere a mezz'asta nella piazza Tiananmen con tutto il governo e Xi Jinping schierati, che si possa sentire fino in cielo. Poi all'improvviso il silenzio, 3 minuti, la Cina si ferma e si ferma anche Wuhan, con la speranza che l'incubo non ritorni. Sono rientrati nel nostro paese.